Adesso ritorno sul quarto e quinto punto dello duplice sentiero, retto pensiero, retta parola. E anche qui, sinteticamente, retta parola è quella che va verso il bene, la giustizia, cioè la fine della sofferenza e la fine del male, dell'ingiustizia. E così come ci insegna il buddismo, la retta parola significa fondamentalmente ascolto profondo e parola amorevole. Parola amorevole. Cosa vorrà dire? Vuol dire che deve essere una parola vera, buona e giusta. Vera nel senso che, di cui abbiamo parlato tante volte, che è indicato molto chiaramente da Mancuso, il suo pensiero, è vera la parola che aumenta le relazioni armoniche, le relazioni integrative. Allora, questa parola vera, buona, giusta, che produce il bene, è compito primario dell'io governo di sé, per generare un sé coeso. E questo è il compito primario di qualunque buon genitore. Noi dobbiamo diventare buoni genitori di noi stessi, eccolo qui il simbolo, no? Il genitore è colui che ha il cuore aperto e che è pieno di amore e cura, è in grado quindi di offrire generosamente la sua parola amorevole. La stessa cosa. Ecco, lo stesso è compito dell'io, governo di sé. Grazie a questo intervento continuo dell'io governo di sé, avverrà una integrazione delle parti che invece prima sono scisse. Ricordiamoci cosa accade nella bilancia strutturale, no? Bilancia strutturale abbiamo la parte depressiva che contrasta con la parte narcisista e tutte e due sono tenute in piedi dalla paura. E tutto questo è tenuto in piedi da un ego, governo di sé, che è un cattivo governo, che pratica continuamente il giudizio, la separatività e cerca di usare continuamente la forza per risolvere i problemi. Bene, questa struttura, che è la struttura comune della personalità, anche dell'uomo adulto acculturato, viene superata da un io governo che si ponga al servizio dell'anima. Cioè un io governo che riesca a mantenere nei rapporti interni lo stato animico. E un'espressione dello stato animico, l'espressione fondamentale dello stato animico, è proprio che cosa? L'ascolto profondo e la parola amorevole. Una postilla. È importante che noi compiamo questo lavoro il nostro interno di integrazione, generiamo un sé coeso prima. Di creare una coppia stabile e soprattutto una famiglia, perché così vogliono gli ordini d'amore. Se noi invece facciamo una famiglia esteriore, esterna, prima di avere generato al nostro interno una famiglia interiore, violando gli ordini d'amore, genereremo ulteriore sofferenza, soprattutto poi nei bambini. Ma questo vale anche, lo stessi principi valgono anche per lo Stato democratico, così come è ben indicato dal libro di Gherardo Colombo, Democrazia, in cui fa un parallelo tra gli esseri adulti che popolano uno Stato democratico e i bambini piccoli, i quali sono egocentrici. E dice, non si può creare uno Stato democratico se la maggioranza dei cittadini sono ancora nella mentalità infantile egocentrica. Quindi, dice Gherardo Colombo, è vero che c'è scritto nella Costituzione, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, ma va intesa bene. Non significa che allora c'è questa Repubblica, che questa Repubblica va costruita. Come? Attraverso il lavoro, cioè l'impegno di tutti i cittadini. Quale impegno? In primo luogo quello che abbiamo detto sopra, che imparino a governare se stessi fino a diventare persone, individui coesi al loro interno, in modo da in grado di generare famiglie armoniche coese, in modo da generare, partecipare a gruppi che tendono verso la coesione, poi questi gruppi genereranno uno Stato democratico.